sarà, a mio avviso, interessante. Non male. Non male. Non so se caricherò questo video, adesso vediamo come viene fuori. Allora, sono un po' brillino stasera, però visto che ho sfiorato, ho detto, adesso voglio di raccontarvi qualche cosa a proposito del combattimento. Il combattimento, mica dobbiamo combattere. Ma non necessariamente. Sono spunti dalle mie esperienze sugli arti marziali. Allora, io non sono nato tanto forte, e non è che adesso sia tanto più forte, fisicamente più forte. No. Però ho acquisito delle abilità, diciamo così. Qualcuno qualche tempo fa mi ha fatto una domanda: le abilità, che abilità bisogna acquisire? E allora adesso vi racconto due o tre cose. Le abilità. Allora, intanto vi parlo di una cosa, quello che dovrebbe essere l'allenamento marziale, delle arti marziali. Ecco, chiariamo. Devi allenare il corpo, devi allenare il corpo, ma non solo, perché attraverso il corpo poi acquisisci delle altre cose, no? Acquisisci delle abilità, le abilità. E uno pensa, cazzo, impari le mosse segrete di sta minchia, no? No, è molto semplice, molto semplice. Allora, innanzitutto alleni il corpo non è più una mezza cartuccia, ma comincia un po' a dover affrontare certe difficoltà, difficoltà, no? Quindi è in grado di affrontare. E le arti marziali tradizionali sono fantastiche. Peccato che non ve le insegnano più. Purtroppo non ve le insegnano più. Anche se andate nelle maestre di grandissimi maestroni, non ve le insegnano più. Eh no, perché ormai è tutto troppo morbido, è tutto morbido, quindi cosa devo dire io? È così, è così. E allora andiamo avanti. Andiamo avanti. C'è un'altra, facendo quella cosa lì che non mi insegnano più. C'è un'altra cosa che impari. Allora, io me lo ricordo come se fosse ieri. Io mi ricordo il maestro Fugazza, quando facevamo certi allenamenti, aveva detto: dovete mettere in conto di prendere un colpo, di essere colpiti, di essere colpiti. Offriti, offriti, offriti. Sei lì in guardia, c'è quello davanti. Offriti, dovete mettere in conto di prendere qualcosa. Invece no, al giorno d'oggi sono tutti invulnerabili, no? Sono tutti invulnerabili, o no? Più o meno, no? Sì, poi dopo la vita li colpisce in un'altra maniera, no? E questo, quando acquisisci questo, acquisisci il fatto
mettere in colpo, di prendere dei colpi. Lo metti in conto. Questa forse è una delle cose più importanti, no? Perché tutti sono tutti impauriti, no? Oddio, cosa succede? Oh, mi fanno male, mi fanno male, mi fanno male, il mondo mi fa male. Invece no, stai in guardia, consapevole di quello che tu puoi fare, e magari il tuo avversario è più forte di te, più abile di te, c'ha un chi della Madonna, e metti in conto di prendere dei colpi, cazzo. Metti in conto di prendere dei colpi, porco zio. E da lì acquisisci una dignità. Perché non è che se lui si muove te, oddio, no, scappo! No, stai lì e l'aspetti che fa la sua cazzo di movimento. E poi cerchi di reagire. È così nella vita, ragazzi, è così nella vita, anche se ti arriva davanti un treno del cazzo. Cazzo, finché non è arrivato, hai sempre la possibilità di spostarti, no? Però tu lo guardi arrivare, tu lo guardi arrivare, e sai che se ti arriva addosso, ragazzi, sta arrivando su un treno, insomma, fa male, eh. Però finché non è arrivato, tu sei lì in guardia, no? Diciamo così, in guardia. E poi fai il tuo movimento, no? Quando è il momento giusto. Quando arriva il treno, fai il tuo movimento al momento giusto per deviarlo. Per pararlo, ammesso che tu ne sia capace. Adesso ho fatto l'esempio del treno. Ho fatto l'esempio del treno. Una roba che ti arriva addosso, no? Zanshin, lo ripeterò all'infinito. Zanshin. Finché non è arrivato, non è solo dopo la tecnica, è anche prima che ti arriva. Attenzione. Sembra che arrivi il treno, ma tu stai immobile nella tua consapevolezza, nella tua presenza mentale. Lo vedi che arriva, va bene, va benissimo, non dobbiamo essere spaventati, al massimo ci ammazzano, no? E lì ogni problema sarà risolto. Però nel frattempo abbiamo l'atteggiamento mentale giusto. Che cazzo ve le dice queste cose? Dai, ascoltate i maestroni, dai. Zanshin, attenzione, finché non arriva il treno. No, invece. La maggior parte della gente vede arrivare al treno da 3 km di distanza e oh, arriva il treno! C'hai tutto il tempo, c'hai 3 ore per spostarti. 3 ore c'hai per spostarti. Invece no, rimani lì e lo aspetti e vedi quando arriva vicino il treno, ti sposti. E poi distruggi il treno. Buonanotte.